Mannaccia, chi la bo... non si può dire, non si può dire perché sennò dicono che il benzinaio dice male parole. È finita, vai giù, è finita. Dopo l'esordio a Frosinone, finito bene. Il Napoli finisce bene anche l'esordio al Maradona stagionale, vincendo 2-0 contro il Sassuolo. Io non mi sono nascosto, ma difficile farlo dinanzi a questo Napoli, difficile per chiunque. Resta una squadra da battere, resta una squadra da battere. Questo è il mio pensiero, l'ho detto, lo riconfermo e rilancio. Dai. Altri tre punti fondamentali, ragazzi. Sempre per questo Osimhen, vediamo che è ancora arrabbiato perché vuole fare sempre di più. Gol di Victor Osimhen, gol del capitano, un rigore sbagliato. Questo Napoli c'è, partita di controllo. Vabbè, però lo voglio vedere il Napoli. Vediamo già sabato quello che succede contro la Lazio. Io voglio parlare con voi, cari napoletani. C'è qualcosa che non mi convince ancora appieno. Non mi sembra il Napoli scintillante, stratosferico, straordinario che ho potuto ammirare l'anno scorso con Luciano Spalletti. Forza Napoli. A proposito, Gufi, siamo appena alla seconda giornata. È più da mille pochi riposi. Piano piano, ci sta tempo per Gufa. Cose belle da Napoli, ragazzi. Guardare il Napoli è una cosa, è una poesia. Questa squadra è una poesia. Dopo se entra il poeta Baraschelia, che è ancora meglio, ma è una bellezza continua. Sono 90 minuti che ti metti là e ti ruba gli occhi il Napoli. Tanti passaggi, tante verticalizzazioni, c'è sempre l'idea, la possibilità di fare un gol. Così come abbiamo visto a Frosinone, l'abbiamo visto col Sassuolo, qualche 15, 16 o 18 calci d'angolo, c'è una cosa esagerata. Altri tre punti importanti per il Napoli: al Maradona la squadra di Garcia batte il Sassuolo per 2-0. Un risultato mai messo, diciamo, in discussione, perché il Napoli ha dominato dall'inizio alla fine. Un Sassuolo, è vero, orfano di Berardi, che è uno dei giocatori, diciamo, più importanti della squadra neroverde, ma è anche vero che questo Napoli ha tanta qualità. Ecco il Napoli. Parliamo del Napoli, parliamo. Due rigori inventati, due rigori, un'espulsione che non ci stava. Anche la Juve avrebbe vinto con così. Facile vincere così, facile, no? Un po' di al Milan così, almeno a noi i rigori c'erano. A voi no, non c'erano. Non c'erano. Comunque, mi fa piacere perché ho visto che il Napoli non è più il Napoli dell'anno scorso, è una squadra normale. Veramente troppo forte questo Napoli. Veramente troppo forte. Cioè, talmente forte che tu guardi la partita quasi senza interesse. Ma non mi voleva tornare. Siete, sì, stiamo facendo un po' per allenamento. Sì, sì, ci stiamo allenando. Stiamo allenando un po' di agosto, dai. Allenamento agosto, un numero romano, un brellone, un coppia e spalla, a pizza, lieve, e c'è tutto surato. Allora, certo partendo con Vallorino, se cominciano a bere calcio, poi ci sentiremo. Ci sentiremo. Tu stai prendendo calcio, perché tutti questi qua che parlano, tu sei tornato, questo capo tutto arrosuato. Già tiene un punto e più. Questo momento già... Da parte, tieni un punto e giù. Tornarete! Non fa tutti quanto. Ciao! Ale Osimhen, Ale Osimhen, Osimhen, Osimhen. Top player, Osimhen, Osimhen, wow, wow, Osimhen, Osimhen, Osimhen.
Topo player l'ha detto mbare, mbare Palermo le cia cia, mbare Palermo le cia cia. E Allegri mi deve dare 10 euro. Napoli, Napoli, Napoli.